Per la seconda parte della lezione utilizzeremo solo le trasparenze, solo le slide. Diciamo arrivati fin qui, quindi fino alla scrittura di queste equazioni, come abbiamo detto mediate alla Reynolds, che sono queste, eccole qua, vedete? Queste sono le equazioni mediate alla Reynolds che abbiamo scritto prima. Questi sforzi di Reynolds aggiuntivi, che sono questi, e che abbiamo scritto prima alla lavagna, ovviamente sono tutti diversi da zero. Questa cosa non è così scontata, nel senso che ovviamente gli sforzi che si trovano sulla diagonale principale sono diversi da zero, perché lì abbiamo un quadrato, quindi ci aspettiamo che effettivamente sono diversi da zero, ma gli altri potremmo aspettarci che, se sono statisticamente indipendenti, come avrete visto a misura, no? Quando due misure sono statisticamente indipendenti, poi gli effetti statisticamente si elidono, giusto? Quindi questo vuol dire che se queste due, per esempio qui U' e B' oscillano in modo statisticamente indipendente, alla fine quando vado a fare la media ottengo comunque 0. Invece non è così, cioè queste componenti della velocità non sono evidentemente statisticamente indipendenti, e non solo non sono 0, ma leggete qui, sono molto grandi confrontati con gli sforzi viscosi, che sono questi. Allora, questo è un messaggio importante, perché questi sforzi di Reynolds non solo sono tutti quanti diversi da zero, ma sono tutti molto più grandi degli sforzi viscosi. Bene, arrivati fin qui, ottenute le equazioni mediate alla Reynolds, se facciamo lo stesso procedimento per l'equazione del trasporto di una generica grandezza phi, otteniamo un'equazione di questo tipo, dove vedete abbiamo dei termini aggiuntivi del tutto analoghi a quelli che abbiamo visto per l'equazione di conservazione della quantità di moto, e anche qui quindi abbiamo degli sforzi di Reynolds aggiuntivi. Quindi abbiamo capito che riscriviamo questo problema in forma mediata e abbiamo delle incognite in più, il problema è aperto. La domanda a questo punto è: in ambito ingegneristico per applicazioni industriali, come chiudo questo problema? Allora, ci sono diversi modi per chiudere questo problema. Allora, su questa presentazione trovate un po' tutte le informazioni che vi ho cercato di trasferirvi nella lezione di ieri e nella lezione di oggi, con un po' meno di dettaglio, chiaramente. Qui ci sono i vari strati di cui abbiamo parlato. Ah, ecco, questo è il grafico che io avevo fatto alla lavagna, un secondo solo, avevo fatto alla lavagna qualitativamente. Qui vedete i punti sperimentali come si collocano rispettivamente le due leggi, plus uguale epsilon plus e la log rho, come vi avevo rappresentato ieri alla lavagna. Quindi effettivamente c'è un ottimo accordo tra le osservazioni sperimentali e quelle due leggi. Ma comunque, andando avanti, quindi ci stiamo chiedendo quali sono i possibili modelli di chiusura. Ci sono diverse possibilità. Allora, ci sono modelli analitici, che sono i cosiddetti zero equation models, basati sulla lunghezza di mescolamento, un modello basato sulla lunghezza di mescolamento. In altri termini, io con un'equazione algebrica, diciamo così, aggiuntiva, riesco a determinare questi sforzi di Reynolds. Poi ci sono dei modelli invece basati sulla risoluzione di una o più equazioni differenziali aggiuntive per determinare questi termini aggiuntivi nell'equazione. Bene, ma il concetto chiave qual è? E qui prestate un attimo di attenzione. Potendo esprimere gli sforzi di Reynolds in questo modo, notiamo praticamente una similitudine tra gli sforzi turbolenti e gli sforzi viscosi, e quindi nella nostra trattazione riscriviamo gli sforzi turbolenti come
mu turbolento per du i su dxj più duj su dxi, dove u, i e uj sono la componente in questo caso u, v e w mediata della velocità. Questa scrittura è formalmente identica alla scrittura del termine sostanzialmente viscoso nell'equazione. E questo tipo di approssimazione si chiama approssimazione di Businesca. In altri termini, dal punto di vista pratico, che cosa sto dicendo? Sto dicendo che questi termini aggiuntivi, che in realtà sono un trasporto aggiuntivo, diventano in questo modo una diffusione aggiuntiva di quantità di moto per l'equazione di conservazione della quantità di moto, attraverso un coefficiente di diffusione che è una mu turbolenta, però, che è diversa dalla mu regolare, e la mu turbolenta sarà tale che gli effetti di diffusione sono gli stessi dell'effetto di trasporto di questa turbolenza. Cerchiamo di dirla in maniera più semplice. Il flusso diventa turbolento? C'è un rimescolamento? C'è un trasporto aggiuntivo. Quindi c'è un trasferimento amplificato di energia, quantità di moto e di massa per effetti dovuti al trasporto. Il trasporto mi crea enormi problemi quando vado a trattarlo numericamente. Questo va detto. È molto complicato trattare. In più ci sono una serie di termini aggiuntivi che sono appunto questi sforzi di Reynolds, anche quando ingegneristicamente voglio guardare solo il campo mediato e non il campo istantaneo. Bene, l'approssimazione di Businesca dice: gli effetti dovuti a questo trasporto amplificato io li ottengo non con un trasporto ma con una diffusione, e praticamente introduco un nuovo coefficiente di diffusione che nel caso della quantità di moto è una mu turbolenta, nel caso dell'energia è una conducibilità turbolenta e così via, per cui gli effetti finali saranno gli stessi, ma il termine di trasporto è diventato un termine di diffusione e la mia incognita è diventata questa mu t. Ok? Allora, le equazioni del moto di partenza rimangono formalmente inalterate, l'unica differenza è che invece della componente istantanea c'è la componente media della velocità, u grande, v grande, w grande, e l'altra differenza è che non avrò più mu per derivata seconda di u su dx più derivata seconda di u su dy, eccetera, ma avrò mu più mu turbolento, derivata seconda di u su dx, derivata seconda di u su dy e così via. E a questo punto ho una incognita in più, che è la mu turbolenta. Capite? E questi modelli che vedete qui in alto servono appunto a calcolare la mu turbolenta, che entra in gioco nelle equazioni mediate alla Reynolds e che fanno parte di una famiglia di modelli che descrivono un flusso turbolento detti RANS, cioè Reynolds Averaged Navier-Stokes, equazioni Navier-Stokes mediate alla Reynolds. Queste equazioni non hanno più alcuna componente tempo variante, quindi descriviamo un campo medio del flusso turbolento che quindi non presenta più alcuna oscillazione visiva, è come fosse laminare visivamente, ma il termine diffusivo è stato modificato per tener conto di un trasporto maggiore delle quantità di interesse attraverso appunto una diffusione maggiore. E il termine diffusivo è quello che numericamente ci fa sempre piacere vedere, non ci crea problemi. Il termine di trasporto è meglio non vederlo, ci crea problemi di stabilità incredibili. Va bene? Quindi ecco perché questa approssimazione di Businesca è una cosa che ci permette di risolvere il problema. Allora, a questo punto, una famiglia di possibili approcci, che è quella
utilizzata in ambito industriale è la metodologia RANS di descrizione dei flussi turbolenti, che se vi fate un attimo mente locale è: prendo il flusso turbolento, in effetti è tridimensionale tempo variante, lo medio alla Reynolds e ho questi componenti aggiuntivi che sono gli sforzi di Reynolds, applico l'approssimazione di Businesque, quindi questo trasporto aggiuntivo diventa una diffusione aggiuntiva ed ecco che il flusso ritorna di nuovo come fosse stazionario bidimensionale, ma con un'incognita in più, che è una mu turbolenta che devo determinare. Ok? Questa mu turbolenta come la determino? Ci sono vari modi. Posso utilizzare un'equazione algebrica, un'equazione aggiuntiva algebrica, oppure il modello mixing length model, eccetera, ma i metodi più utilizzati sono basati sull'uso di una o due equazioni differenziali alle derivate parziali aggiuntive. Tra tutti i metodi, quello più investigato, quello più validato, quello più utilizzato è il metodo K-Epsilon. Cioè, oltre alle equazioni di conservazione della massa e della quantità di moto, c'è un'equazione aggiuntiva, sempre differenziale alle derivate parziali, per l'energia cinetica turbolenta che si ricava. Noi nell'ambito di questo corso non vogliamo entrare nel merito di come si ricavano queste equazioni, vogliamo capire qual è la filosofia alla base dei metodi, capite? Comunque questa equazione si ricava prendendo le equazioni mediate alla Reynolds, moltiplicandole le componenti UV e W dell'equazione di conservazione del momento, moltiplicando la prima per U, la seconda per V, la terza per W, sommando le tre, e si trova un'equazione per la K. Con approcci simili si trova un'equazione per la Epsilon, che invece è la dissipazione di energia turbolenta. Se risolvo il campo di K e il campo di Epsilon ho un'informazione su, diciamo così, l'intensità della turbolenza, perché K mi dice questo, l'energia cinetica turbolenta, e quanto questa turbolenza si spegne, perché io mi aspetto che per esempio avvicinandomi a una parete la turbolenza deve spegnersi, perché a un certo punto gli sforzi viscosi prevalgono e i vortici vengono soppressi da questo, capite? Allora mettendo insieme queste due cose riesco a trovare questa mu turbolenta. In che modo? Questa stessa cosa si fa anche per la generica equazione di trasporto della grandezza phi, quindi si applica lo stesso criterio. E qui c'è una cosa da dire che in effetti stavo passando avanti, stavo dimenticando: quando applico l'ipotesi di Businesque su un'equazione di trasporto della generica grandezza phi, per esempio l'equazione di conservazione dell'energia, allora l'amplificazione della diffusione dovuta alla turbolenza è basata sullo stesso identico fenomeno fisico dell'amplificazione della diffusione del momento della quantità di moto, giusto? Perché è sempre legato al fatto che c'è un rimescolamento di fluido. Quindi mi aspetto che se la viscosità dinamica viene amplificata sommandoci la viscosità dinamica turbolenta, la conducibilità termica sarà amplificata sommando pure a lei la viscosità dinamica turbolenta, perché il meccanismo è sempre lo stesso, è il rimescolamento. In effetti, infatti, la conducibilità aggiuntiva è data dal rapporto della viscosità dinamica turbolenta diviso il rapporto tra la viscosità dinamica turbolenta e la chiamiamola conducibilità turbolenta, che si chiama numero di Prandtl-Schmidt, è circa pari a 1 nelle applicazioni pratiche, va bene? Quindi di fatto quando si risolve un problema non isotermo, turbolento, all'atto pratico sia la viscosità dinamica che la conducibilità termica vengono sommate alla viscosità dinamica turbolenta, tutte e due, va bene? Ovviamente con piccole variazioni, ma diciamo questo è quanto. Ora vediamo i vari possibili approcci del metodo a questo punto RANS.
Il metodo basato sulla lunghezza di mescolamento sfrutta un criterio semplice: la viscosità cinematica turbolenta, che ha l'unità di misura di un metro quadro diviso secondo, è dimensionalmente il prodotto di una velocità caratteristica per una lunghezza caratteristica. Ok? Beh, ora sostanzialmente questo mi permette di dire che questa viscosità cinematica turbolenta è pari a una certa costante per questa teta e questa L. Questa teta e questa L sono da determinare, cioè velocità caratteristica, dimensione caratteristica. Per determinarli si sfrutta il criterio che la velocità caratteristica è legata sostanzialmente alla velocità dei vortici più grandi. Ok? Quindi sfruttando i vortici più grandi per ottenere informazioni sulla velocità e la dimensione caratteristica, si arriva a scrivere una relazione del tipo viscosità cinematica turbolenta uguale lunghezza di mescolamento al quadrato per du su dy. Questa cosa, se la metto dentro le equazioni e se questa L con M è nota, io non ho, il problema diventa chiuso, giusto? Perché ho du su dy, per me la U non è un'ulteriore incognita, quindi questo N turbolento, che era l'ulteriore incognita, si è trasformato in L con M al quadrato, che effettivamente in questo momento è incognito, per una derivata della velocità, ma la velocità è qualcosa che per me non è un ulteriore incognito. Ebbene, per l'utilizzo di questo metodo, nel caso di flussi semplici che non presentano, flussi semplici bidimensionali che non presentano rimescolamenti, sono state individuati valori di questa mixing length, che vedete qui nel caso di un mixing layer, di un jet, di un wake, eccetera, e quindi è possibile utilizzare questi valori qui per chiudere sostanzialmente il problema della descrizione del flusso turbolento. Ovviamente potrete immaginare che questa metodologia non è molto generale e presenta tante limitazioni. Quindi funziona in casi semplici, ma in casi un pochino più, diciamo così, generali, un pochino più complessi, va in crisi. Mentre vi dicevo che la metodologia più utilizzata è quella basata sulle due equazioni aggiuntive, una per K e una per Epsilon, e questo metodo è basato su pochi semplici principi. Il primo è che la scala delle velocità è pari alla radice di K. Vabbè, questo perché K in effetti dimensionalmente aveva delle velocità al quadrato, no? Mentre la scala delle lunghezze è K alla 3 mezzi diviso Epsilon. E questa scala delle lunghezze è riferita ai vortici più piccoli questa volta, facendo riferimento al fatto che in effetti, secondo il meccanismo della cascata energetica, l'energia che i vortici più grandi estraggono dal moto medio alla fine la trasferiscono ai vortici più piccoli attraverso la cascata energetica. Bene, risolte queste due equazioni aggiuntive con delle costanti determinate sulla base di continue validazioni, calibrazioni e indagini sperimentali, che vedete qui sotto, la mu turbolenta, che è la non incognita del nostro problema, sarà pari a rho per c mu, che è nota, sta qua, 0,09, per k al quadrato, che l'ho trovata risolvendo la prima equazione, diviso epsilon, che l'ho trovata risolvendo la seconda equazione. Quindi non risolvo più, nel caso bidimensionale, tre equazioni, massa, quantità di moto lungo x e quantità di moto lungo y, ma ne risolvo 5. Massa, quantità di moto lungo x, lungo y, k e epsilon. E ogni volta che risolvo in successione queste equazioni, nota k ed epsilon, ottengo un mu turbolento, la inserisco nella conservazione della quantità di moto e così via. Quindi il problema sicuramente è molto più, come dire,
utilizzando il termine inglese demanding, cioè è pesante dal punto di vista computazionale. Ma sicuramente il modello K-Epsilon è uno dei più utilizzati. L'equazione di K e di Epsilon risponde, i vari termini rispondono a la velocità di cambiamento di K o di Epsilon rispetto al tempo più il trasporto è uguale al trasporto di K o Epsilon per diffusione più la produzione meno la distruzione. Cioè, ogni volta che abbiamo queste equazioni qua, abbiamo variazione più trasporto uguale diffusione, produzione, distruzione. Ok? Non vogliamo entrare nel merito di queste equazioni, lo ripeto ancora. Quindi, diciamo per il momento, per noi è sufficiente sapere questo. Ora però, ci sono delle equazioni a contorno, delle condizioni a contorno da imporre. Prima di tutto, queste equazioni vanno imposte, queste condizioni a contorno vanno imposte nella sezione d'ingresso. Sarebbe auspicabile nella sezione d'ingresso avere una distribuzione di K e una distribuzione di Epsilon. E questa cosa potrebbe essere fatta con la PIV. In effetti noi la facciamo. Cioè facciamo, estraiamo il profilo di velocità nella sezione d'ingresso, che quindi è il profilo che andremo poi a inserire nella sezione d'ingresso delle nostre simulazioni, e in post-processamento troviamo anche la distribuzione di K nella sezione d'ingresso. Quindi se utilizziamo il modello K-Epsilon abbiamo K e la velocità. Epsilon, essendo la distruzione, è facile immaginare il suo valore perché in prossimità della parete, diciamo, nella zona free stream avremo chiaramente K uguale 0, Epsilon uguale 0. In prossimità della parete Epsilon dovrebbe assumere un valore, diciamo così, prevedibile. Ma quando ci avviciniamo alla parete, in realtà succede qualcosa di abbastanza complicato. Perché quando ci avviciniamo alla parete, ora, se facciamo un passo indietro e andiamo alla lezione di ieri, e proviamo un attimo a fare il sunto di tutto quello che ci siamo detti. Allora abbiamo detto, siamo partiti dal problema turbolento, abbiamo cercato di capire com'è il profilo di velocità nello strato limite. Dopodiché abbiamo detto, va bene, allora il tutto è complicatissimo, diventa 3D, tempo variante, va bene, allora nessun problema, io non riesco ad avere un modello matematico che descriva completamente queste oscillazioni. Bene, mi accontento del campo medio. Faccio un'ulteriore approssimazione, l'approssimazione di Businesk, e il termine di trasporto aggiuntivo lo faccio diventare una diffusione. Quindi il modello matematico non è chiuso perché devo determinare questo coefficiente di diffusione aggiuntivo, lo faccio per esempio attraverso un modello K-Epsilon. Beh, benissimo, non fa una grinza. Ma poi quando mi avvicino alla parete e mi ricordo di quello che ci siamo detti ieri, abbiamo visto che il sottostrato laminare, il buffer layer, il log low layer, in realtà sono tutti relativi ad uno spessore veramente piccolo di fluido. E questo spessore siamo anche riusciti a quantificarlo attraverso la grandezza Y plus. Ok? Posso mai sperare di andare a catturare questo gradiente di velocità in parete? Beh, quando il numero di Reynolds è elevato, sicuramente non ci riesco, e allora quello che faccio è utilizzare delle funzioni di parete che sono del tipo log low e che praticamente descrivono il comportamento. Questo è il dumping, quindi qui non l'ho riportato, che praticamente descrivono analiticamente il profilo di temperatura in parete, già che abbiamo visto che quelle leggi in effetti trovano un ottimo riscontro sperimentale. Quindi quando sono vicino alla parete, lì dove non riesco ad avere una griglia molto molto fitta per descrivere nel dettaglio lo strato limite, lì dove non arrivo numericamente, arrivo analiticamente. Questo però, attenzione, attenzione, è vero in assenza di gradienti avversi di pressione. Qualora ci dovessero essere gradienti avversi di pressione, cioè il fluido si muove in contropressione a causa della presenza di particolari forme geometriche, le considerazioni che abbiamo fatto ieri non vanno più bene, tutte le considerazioni sull'instabilità, eccetera. Per cui le previsioni
numeriche fatte utilizzando un approccio di questo tipo potrebbero non essere corrette. Quando il numero di Reynolds scende, invece, io posso sperare di descrivere la parte log-low, per esempio numericamente, ma il sottostrato lineare non lo riesco a descrivere. Allora cosa faccio, praticamente? Immagino che il punto alla fine del sottostrato lineare sia di fatto spostato sulla parete e quindi utilizzo delle funzioni di dumping che mi spostano la velocità in parete dal valore nullo ad un valore non nullo che è dovuto a il delta velocità nel sottostrato laminare, sostanzialmente, capite? Quindi se voi andate a estrarre un profilo di velocità turbolento fino al valore della parete per un flusso, per esempio a basso numero di Reynolds, troverete che la velocità in parete non va a zero. E voi vi chiederete, ma perché questa cosa non va a zero? Ho sbagliato qualcosa? No, sono le funzioni di dumping che in questo modo tengono conto di una zona dello strato limite che non riusciamo numericamente a descrivere. E che a questo punto, visto ciò che ci siamo detti ieri, voi siete in grado di capire. Bene. Un altro aspetto importante è che quando invece non ho informazioni sulla distribuzione di K o di Epsilon nella zona d'ingresso del dominio, immaginando che questa sia una cosiddetta free stream, un flusso indisturbato, si utilizzano queste relazioni per K e per Epsilon e la L che vedete qui al denominatore è pari al 7% della dimensione caratteristica del problema. Nell'utilizzo dei software commerciali, in automatico, nella sezione d'ingresso, vengono imposte queste condizioni qua. E l'unica cosa che vi viene chiesto è se volete cambiare il valore di L, voi a mano. Tenete presente che sulla base di queste relazioni cambiare il valore di L significa alterare la dissipazione turbolenta. Quindi significa di fatto modificare, anticipando o ritardando, lo sviluppo della turbolenza nel vostro problema. Ok, tenetelo a mente quando poi andrete a studiare un flusso turbolento. Velocissimamente, fa parte sempre dell'approccio RANS un altro modello che ultimamente sta diffondendosi, è un modello basato su una sola equazione aggiuntiva. Si chiama modello di Spallard-Almaraz e è basato sul trasporto di una grandezza ausiliaria che chiamiamo ni cappello e la sostanzialmente viscosità cinematica turbolenta è in funzione di questa grandezza ausiliaria attraverso opportune relazioni. Perché questo modello si sta diffondendo? Perché, soprattutto in ambito scientifico, è interessante già che offre la possibilità di fare delle simulazioni non solo di tipo RANS ma anche di tipo DES. Ecco, ora questo che cosa vuol dire? Vediamolo subito. Torniamo indietro perché sono sicuro che l'avevo messo qui. Facciamo un piccolo passo indietro. Una delle possibilità per risolvere un problema turbolento è l'approccio Reynolds Averaged Navier-Stokes. È chiaro che se il problema è noto in letteratura e io sono interessato allo scambio termico e alla perdita di carico, magari posso trovare in letteratura l'H turbolento, non risolvo nessuna equazione differenziale. Comunque, un approccio è quello RANS, l'abbiamo appena visto. Approcci più sofisticati possono essere l'approccio LESS e l'approccio DNS, abbiamo detto all'inizio, cioè teoricamente risolvo le equazioni così come sono, cerco di descrivere tutto, ma è proibitivo, non si riesce a fare. L'approccio LESS è una via di mezzo. Ancora questo approccio è, diciamo, utilizzato prettamente in ambito scientifico e di ricerca, ma è basato su un concetto semplice. Io non riesco a descrivere i vortici più piccoli perché richiederebbero una griglia temporale e spaziale eccessivamente fitta, non ce la faccio. Però i vortici più grandi, che invece hanno tempi caratteristici e dimensioni caratteristiche non molto diversi da quelli del problema, sicuramente richiederanno una griglia più fitta rispetto a un problema RANS, ma non così non fittissima, diciamo così, posso sperare di descriverli.
Allora l'approccio LESS è proprio basato su questo. I vortici grandi li descrivo, non li modello, perché l'approccio RANS i vortici li modella tutti, li fa diventare una diffusione, quindi utilizza un modello per tener conto dei loro effetti, capite? L'approccio LESS dice vortici grandi non li modello, ma li descrivo, quindi li vedo proprio nel fluido. I più piccoli che non riesco a descrivere per mancanza di risorse computazionali li modello come si fa con l'approccio RANS, ok? Questo tipo di approccio è detto Large Eddy Simulation, cioè simulazione dei vortici grandi, e infatti i più piccoli si modellano. Il LESS o il DES, Detached Eddy Simulation, sono approcci molto simili tra loro. Diciamo che in questo momento vi basta sapere che il DES e il LESS sono quasi la stessa cosa, quasi la stessa cosa, va bene? Tornando indietro, quindi il modello ad un'equazione di chiusura di tipo Spallal-Tarmaras offre la possibilità di passare da una descrizione puramente RANS a una descrizione DES, quindi simile all'LESS, con una modifica veramente semplice. Quindi questo desta molto interesse, capite? Vediamo questo che cosa comporta. Allora, questo è il caso di un flusso su gradino. Cioè il flusso che entra da sinistra, chiaramente trova un allargamento di sezione e qua si crea una zona di ricirco. Il Reynolds di questo problema è 3025, quindi siamo in turbolento sostanzialmente. Questa è la risoluzione del problema utilizzando il codice di calcolo non commerciale, la CCBS, e utilizzando il modello di turbolenza di Spallal-Tarmaras in modalità RANS. Quindi il campo è come fosse laminare, cioè vedete oscillazioni? No, come fosse laminare. Chiaramente però c'è una diffusione amplificata, ricordatelo. Se vado a confrontare i profili di velocità con i dati sperimentali, non a caso è stato scelto questo problema, perché per questo problema in letteratura sono disponibili dati sperimentali che sono proposti da Denan. È un lavoro, qui non lo so, non ho scritto la data, comunque non è un lavoro recente. Allora vedete che qui in linea continua c'è il profilo numerico, i cerchietti sono i dati sperimentali e questa è la zona dove sono stati estratti questi profili. C'è un buon accordo tra il dato numerico e il dato sperimentale, effettivamente. E vedete che in questa zona, notate questo andamento? Vi ricorda qualcosa? Questo modello Spallal-Tarmaras non utilizza alcuna funzione né di dumping né di parete. Quindi il tentativo è risolvere tutto così com'è. In effetti sembrerebbe che in questa zona, diciamo in qualche modo, sta cogliendo la zona linear, sottostrato lineare, ma evidentemente la griglia andrebbe ancora infittita perché questo punto dovrebbe andare qui, quindi dovrebbe essere ancora più definito, no? Cosa succede se passiamo alla modalità DES? Vedete che queste sono immagini per tempi adimensionalizzati successivi, 30, 31, 32, 33, questo è un tempo adimensionalizzato, quindi allo scorrere del tempo si creano continuamente dei vortici che poi si spostano lungo il fluido, vedete, lungo il flusso, vedete? Questi vortici che si spostano, se andiamo avanti, continuano a spostarsi, vedete? Si creano continuamente, però solo i vortici grandi sono in grado di modellare, quelli piccolini non li riesco, sono in grado di descrivere, quelli piccolini li devo modellare ancora con un approccio RANS. C'è da dire anche un'altra cosa, attenzione, questa simulazione è bidimensionale, è un test che è stato fatto, che ho fatto, ma nella realtà se io effettivamente volessi fare una simulazione LESS di questo problema bidimensionale dovrei comunque farla tridimensionale, perché anche i vortici grandi sono tridimensionali nella realtà. Quindi io comunque facendola bidimensionale sto facendo un'approssimazione abbastanza importante, perché abbiamo detto che il problema turbolento è comunque tridimensionale. Quindi pur accettando il fatto che una simulazione intermedia di tipo LESS, intermedia tra RANS e DNS, mi permette di
risparmiare risorse computazionali, in ogni caso io devo passare a una simulazione 3D. Ok? E qui non è stato fatto, eh? In ogni caso, mediando il campo poi e facendo il confronto, perché i punti sperimentali sono per un campo medio, vedete che si ha veramente un buon accordo tra il dato numerico e il dato sperimentale. Nella zona in alto l'accordo è un po' peggiore, e questa cosa non l'ho verificata, ma secondo me è dovuta al fatto che questi vortici grandi che si vedono qua, perché quei profili sono estratti dove abbiamo visto prima, questi vortici grandi che si formano qua, descritti in forma bidimensionale, ovviamente non vanno bene, e infatti vicino alla parete in alto il dato numerico si sposta un po' da quello sperimentale. Quindi io credo, non l'ho verificato, non l'ho fatto, perché questi sono dei test che ho fatto, che facendo la simulazione tridimensionale, quindi dando la possibilità a quei vortici effettivamente di evolvere come devono nel campo tridimensionale, una volta che si va a mediare il tutto, probabilmente questo spostamento si riesce a risolvere. Ok? Nel caso Ranz, quindi sono modellati, quindi non c'è quello spostamento, giustamente. Molto meno marcato. Ok? Bene. Siamo alla fine. Con questo diciamo che abbiamo concluso ciò che volevo trasferirvi per la modellazione della turbolenza. Ricordate sempre, l'argomento è molto vasto, quindi quello che dovete, secondo me, cercare di comprendere è quali sono i concetti base, le approssimazioni che si utilizzano, gli approcci che si utilizzano. Nelle vostre simulazioni utilizzerete il Kepsilon oppure il K-Omega più, poi vi farò vedere che cos'è, ma dal punto di vista pratico, dal punto di vista teorico basta così, non affrontiamo altro. Quindi dal punto di vista pratico, oggi pomeriggio a questo punto vedremo come impostare un problema turbolento utilizzando il K-Epsilon o il K-Omega, e quindi utilizzerete poi queste impostazioni per la vostra esercitazione finale. Ok?